Buongiorno a tutti, benvenuti a coloro che sono qui in presenza e do il benvenuto anche a coloro che sono in collegamento da remoto. E siamo qui oggi per presentare con una conferenza stampa questo primo festival autunnale che vede appunto il coinvolgimento di uno dei parchi sicuramente più suggestivi e affascinanti della nostra regione, che è il Parco dei Monti Sibillini. E all'interno, diciamo, del titolo che viene dato a questo festival, penso che sia racchiusa proprio l'essenza stessa di questa manifestazione, che è appunto parco scenico, cioè il Parco dei Monti Sibillini, come dicevo, sarà protagonista per di 6 appuntamenti. E diventerà appunto allo stesso tempo anche un palcoscenico aperto. Quindi da un lato ci sarà l'opportunità di godere appieno di quelle che sono appunto le bellezze naturalistiche attraverso le escursioni, attraverso proprio tra l'altro anche dei percorsi particolarmente, come dicevo, suggestivi e anche mozzafiato, perché comunque la nostra natura è una natura molto, molto bella. Ma nello stesso tempo ci saranno proprio degli angoli particolari di questi sentieri che saranno proprio dei palcoscenici, dove verrà data appunto la possibilità di presentare degli spettacoli, ovviamente ognuno diverso dall'altro. La caratteristica è che questo è diciamo un festival innanzitutto che vede il coinvolgimento di 3 province, quindi dalla provincia di Macerata fino alla provincia di Fermo ed arrivare appunto alla provincia di Ascoli Piceno, un bando che è un festival che proprio per diciamo la sua idea, anche se vogliamo originale, innovativa, si è aggiudicato quest'anno il bando accoglienza della nostra regione, quindi bando ovviamente seguito dal settore turismo della regione Marche. Ma credo che sia un connubio perfetto proprio tra la cultura ed il turismo, che in questa occasione vanno veramente all'unisono, perché appunto attraverso la cultura si dà la possibilità di andare a conoscere e valorizzare dei luoghi che, come dicevo, sono affascinanti. È un festival che vede ovviamente il coinvolgimento di diverse istituzioni, quindi appunto non solo la Regione Marche, ma anche il Benetronto, che è qui accanto a me, e tra l'altro appunto diversi comuni che hanno aderito e che hanno partecipato, che si sono appunto messi in rete, un po' quello che è l'obiettivo appunto della Regione Marche, cioè cercare appunto di far lavorare insieme le diverse realtà del nostro territorio. Io non mi dilungo oltre perché insomma sono tra l'altro diversi anche gli interventi durante questa conferenza stampa. E si è in collegamento il commissario alla ricostruzione, il senatore Guido Castelli. Cedo a lui la parola. Si è scollegato. Guido, eccolo. Guido, buongiorno. Lascio a te la parola. Eccoci, mi sentite? Sì, Buongiorno. vai Guido. Allora, sono a Palazzo Madama, mi scuso, ma impegni istituzionali mi hanno condotto qui in questo martedì dove però c'è sempre anche il cratere e la ricostruzione. Abbiamo appena finito di presentare un volume che è stato scritto da un maresciallo dei carabinieri che attualmente opera in quel di Pieve Torina e quindi sono qui con il sindaco di Pieve Torina perché abbiamo alimentato anche la cultura come strumento di rigenerazione e rilancio culturale del cratere, esattamente quello che state facendo voi. Quindi io voglio salutare innanzitutto tutti i presenti, oltre che all'assessore alla cultura, Gigi Contisciani, che ha sostenuto l'iniziativa e con il quale abbiamo condiviso l'esperienza del Festival dell'Appennino che si è concluso proprio qualche settimana fa. Vedo, mi pare, o comunque so che sarà presente Andrea Spaderna, presidente del parco che è stato anche, diciamo, accompagnato dalla rappresentante delle guide AIGA e che saranno
degli elementi, diciamo, strutturali e decisivi ai fini di questa proposta culturale che, ho appena visto, mette insieme trekking, esperienza di cammino, quindi outdoor, ma anche letteratura e in genere attività di carattere culturale. Io non la farò a lunga, però sono molto grato a coloro i quali hanno promosso questa iniziativa, che va nel senso proprio di presentare i nostri territori dell'entroterra e dell'Appennino centrale secondo una versione che riconferma la bellezza, l'Arcadia dei luoghi in cui viviamo, ma che sviluppa anche delle direttrici di origine culturale alle quali ha fatto esplicito riferimento proprio il ministro Giuli in occasione del suo insediamento come ministro, allorché proprio nell'aula della Camera, quando ha avuto modo di sviluppare le linee guida del proprio pensiero e della propria attività ministeriale, ha fatto riferimento al cratere 2016 come luogo che è da un lato deposito di bellezze e di testimonianze culturali enormi, ma anche come luogo vivo rispetto al quale l'intera nazione ha interesse che si possano riattivare tutte le potenzialità e le energie residue. Quindi c'è una temperia culturale, un'atmosfera complessiva che guarda il nostro cratere all'entroterra con estremo favore. La vostra proposta culturale, i vostri percorsi, il vostro invito alla conoscenza dei nostri ambienti naturali e letterari va esattamente nel senso di quell'Appennino contemporaneo che rimane ossequioso e rispettoso delle proprie origini e delle proprie bellezze, ma che lancia il cuore oltre all'ostacolo e cerca di presentarsi all'Italia e all'Europa secondo quelle che sono le caratteristiche migliori per poter apprezzare le nostre terre, ovvero conoscenza, capacità di apprezzare i particolari, andamento lento e soprattutto condivisioni fra istituzioni. Quindi grazie e spero davvero di poter anche io essere presente ad una delle vostre, dei vostri avvenimenti, anche perché mi avete incuriosito, perché vedevo che sostanzialmente c'è anche questa presenza, questi episodi del dottor, non so se si dica Fries o Fries, che mi ha molto incuriosito, una sorta di Netflix naturalistica all'interno di queste location, quindi farò in modo di non perdermi troppe puntate. Buon lavoro a tutti. Grazie Guido. Lo diceva prima appunto il senatore Castelli, tra l'altro, come diceva appunto all'inizio, il titolo appunto di questa manifestazione è appunto Parco Scenico, pertanto il Parco Nazionale dei Monti Sibillini è protagonista, e vedo appunto in collegamento il suo presidente Andrea Spaterna, al quale lascio la parola. Grazie, buongiorno a tutti, saluto intanto il padrone di casa, l'assessore Chiara Biondi, che ringrazio anche per la straordinaria attività che svolge sul territorio, in chiave turistica e non solo. Un saluto, non so se ancora collegato, al senatore Guido Castelli, certamente a Luigi Contisciani, presidente del BIM Tronto, ai sindaci che sono presenti, vedo Giuliano Ciavocco che saluto, e altri, spero che non abbia dimenticato qualcuno, e comunque tutti presenti. Ma io credo che di poter dire che si tratta di una manifestazione a vocazione culturale rivolta a un turismo di tipo esperienziale, proprio perché tale è in grado di entrare in connessione con il contesto straordinario naturalistico, è stato decantato, ma è giusto che lo si faccia ogni volta, e quindi un turismo consapevole, rispettoso, ma soprattutto, come sottolineava il senatore Castelli, lento e quindi generatore anche di ricadute economiche. Io credo che iniziative come queste debbano essere assolutamente guardate con favore, non solo perché volte alla valorizzazione, alla promozione del territorio di riferimento, ma anche perché sono perfettamente compatibili con il contesto ambientale innanzitutto.
perché promuovono la destagionalizzazione, che è un aspetto che sta molto a cuore a noi come parco, e perché rappresentano una valenza, un attrattore turistico di grande valenza. Non dimenticando di al contempo di prendere in considerazione, di coinvolgere anche gli operatori del settore come le guide, che poi sentiremo, credo, interverranno. Quindi il parco come grande palcoscenico, come si evince dal geniale gioco di parole che avete adottato come slogan, che un parco che fa da sfondo a queste manifestazioni come se fosse un vero e proprio servizio ecosistemico. Queste iniziative peraltro trovo che siano perfettamente in linea con i progetti che anche noi come parco stiamo portando avanti. Ricordo uno per tutti, Good Morning Sibillini, una serie di eventi, uno per ognuno dei 16 comuni del parco, che si sono svolti da maggio fino a ottobre, e l'ultimo ce l'avremo proprio domenica prossimo, che trattano vari tematismi, tra cui le produzioni agroalimentari, la biodiversità, ma anche la storia, la cultura, le leggende, le tradizioni. Sono tutti incontri che prevedono escursioni a piedi o in bicicletta e che si concludono sempre con la degustazione, una degustazione di prodotti tipici. Lo scopo e l'obiettivo era un po' quello che si prefigge parcoscenico, cioè quello di raccontare, promuovere il parco non solo attraverso, come facciamo di consueto, le sue bellezze naturalistiche, che comunque fanno da scenario, da sfondo a tutte le azioni svolte, ma rispetto a peculiarità meno note, meno conosciute. Iniziative tutte, concludo perché non voglio rubare troppo tempo, che credo possano trovare la loro naturale collocazione in uno strumento di pianificazione turistica di cui il parco si è dotato ormai da più di 20 anni, in modo particolare è stato il primo parco a livello nazionale a dotarsi di questo strumento, che è rappresentato dalla Carta Europea del Turismo Sostenibile, meglio conosciuta con l'acronimo CETS. Con questo vi saluto, vi ringrazio per il coinvolgimento e chiaramente avremo sicuramente modo e occasione per dare anche un nostro contributo e collaborare, perché come diceva prima l'assessore Biondi, è arrivato il momento di mettere a sistema le varie competenze, le varie peculiarità, in modo da andare verso un obiettivo comune, che è quello della valorizzazione e la promozione del nostro straordinario territorio. Grazie. Grazie Andrea Spaterna. E quando appunto si parla di valorizzazione dei territori, di economia locale, di far conoscere anche i prodotti enogastronomici della nostra regione, il BIM Tronto è sempre presente. E quindi qui accanto a me è presente Luigi Contisciani, suo presidente, al quale lascio la parola. Grazie. Grazie Assessore, buongiorno a tutti. Un grande piacere oggi essere qui a presentare un nuovo format. Noi siamo reduci dalla 15ª edizione del Festival dell'Appennino, un festival che da oltre 15 anni promuove i territori delle aree interne. Quindi quest'anno, con 24 manifestazioni su 23 comuni del nostro territorio, abbiamo avuto un grande successo con oltre 20.000 presenze. Questo grazie anche, come diceva prima il commissario Castelli, alla struttura commissariale, ma soprattutto in sinergia con tutte le istituzioni del territorio, con il Parco dei Sibillini, con tutti i sindaci, le regioni del nostro territorio e naturalmente i bacini imbriferi montani. Quindi per noi è evidente che naturalmente questo nuovo format, che naturalmente tramite il bando abbiamo messo insieme alla Regione Marche, insieme a tutte le istituzioni, vogliamo provare a destagionalizzare quello che è naturalmente gli eventi sui nostri territori. Noi siamo sempre abituati a proporre manifestazioni che vanno in periodo estivi. Questo è un nuovo format che prova in pratica a destagionalizzare, quindi vogliamo far sì che comunque promuovere, oltre alle nostre bellezze naturali, come diceva
il professor Spaterna, vogliamo promuovere veramente i nostri borghi, i nostri, quelli soprattutto più sperduti, in questo progetto parco scenico che va a evidenziare, a valorizzare un territorio, la salute psicofisica, fisica, e soprattutto stimolare attraverso i nostri comuni e le nostre associazioni la parte enogastronomica e soprattutto le bellezze dei nostri territori. Quindi saranno 6 tappe, poi il direttore artistico, dottoressa Menghini, ci illustrerà quelle che sono i comuni e se nello stesso tempo gli eventi, perché per noi è importante iniziare un percorso e soprattutto raddoppiarlo già dal prossimo anno con altri 6 comuni, perché noi siamo sicuri che, come il Festival dell'Appennino ha avuto un grande successo, naturalmente i Sibillini, che sono una parte degli Appennini, e questo progetto che è all'interno sicuramente va valorizzato e va promosso al meglio. Grazie. Grazie a te. Come dicevo, in realtà questa amministrazione regionale ha fortemente creduto nella valorizzazione dei borghi, in maniera particolare il presidente Acquaroli, come sapete, ha voluto proprio una legge che andasse a riconoscere queste nostre eccellenze territoriali, e quindi questo bando va proprio verso questa direzione, dove i comuni, ma in maniera particolare i nostri borghi, sono proprio protagonisti assoluti. E quindi oggi abbiamo qui con noi, cominciamo dal comune di Visso, l'ultimo arrivato, però io, penultimo, io ovviamente lo ho così, l'assessore Sara Tommasi, nonché vice sindaco. Tomani, nonché vice sindaco, grazie. Grazie. Sì, salutiamo molto, saluto tutti e mi scuso per il ritardo, ma conoscete perfettamente, penso, le problematiche del posteggio in questo luogo. Abbiamo salutato tutti in maniera molto favorevole questa iniziativa, proprio per le stesse motivazioni ricordate dagli interventi, perché la necessità dei nostri territori è quella di essere considerati tutto l'anno e non solamente nei periodi estivi o strettamente invernali. Per quanto riguarda la nostra tappa, è la prima, quindi sarà una sorta di esperimento insieme a Castel Sant'Angelo, perché comunque ci dividiamo territorio, oneri e onori, e quindi 26 e 27. In questo è molto, abbiamo, diciamo così, sposato questa cosa e ci è piaciuta questa cosa, proprio perché unisce due realtà, quella delle escursioni e quindi dell'ambiente e quella della cultura e dell'arte, perché comunque rappresenta quello che abbiamo noi, cioè il nostro territorio rappresenta ambiente, rappresenta cultura, rappresenta arte, rappresenta memoria, e speriamo che serva non solo per valorizzare, ricordare e destagionalizzare il turismo, ma per riportare anche l'attenzione sui nostri territori. Grazie. Grazie a lei, e proseguiamo appunto con i comuni. È presente qui anche il sindaco del comune di Acquasanta Terme, alla quale lascio la parola. Assessore, sì, Elisa Ionni, molto lieta, e grazie assessore per l'invito, grazie alla regione e al presidente, grazie al BIM Tronto e a quanti, anche per la direzione artistica, il parco, a tutti gli attori, così rimaniamo in tema, che stanno lavorando e che lavoreranno a questo progetto. Tanti sono i temi su cui potremo approfondire e parlare. È stato parlato di turismo, è stato nominato anche l'aggettivo esperienziale, così come borghi, insomma ci sarebbe materiale per stare a parlare un pochino, ma non è forse questa la sede dell'approfondimento, ma è forse la sede anche della riflessione per chi amministra territori piccoli, territori interni, territori anche un po' destabilizzati dagli eventi degli ultimi anni, che magari anche singolarmente cercano di portare a casa il risultato che prima ancora
che turistico è un risultato di appassionare nuovamente i propri residenti e rimanere nei territori, perché non ci può essere turismo senza le comunità locali. E questo è sicuramente, questi eventi sono sicuramente sì per dare lustro ai nostri territori anche ad occhi estranei, esterni, ma anche per far appassionare, a mio avviso, di nuovo coloro che questi territori hanno scelto di abitarli ancora, perché è pur vero che tutto è bello e lo diciamo e lo nominiamo come tale, ma è anche vero che forse un occhio esterno, un occhio di rilettura, e qui anche alla bravura dei ragazzi che ci lavoreranno, serve per far vedere e per far leggere di nuovo quei territori, quella natura, quelle bellezze da un altro punto di vista. E cosa c'è di più bello che incontrare l'arte con la natura e viceversa, e così come l'arte più in senso generale. Quindi ringrazio ovviamente per il tentativo e il coraggio, che sono sicura andrà a buon fine, prima ancora, ripeto, che in chiave turistica, per una chiave proprio legata alle comunità, all'identità locale, perché abbiamo tante cose che però devono essere messe a sistema e devono essere anche prese per mano da parte di altre persone che possano riscoprirle. Quindi il comune di Acquasanta Terme è un comune molto vasto, un comune che offre tanto con le sue acque, con i suoi parchi, con insomma tante risorse, ma è giusto anche valorizzarle nel giusto modo. Quindi un plauso anche al lavoro di rete, che non è scontato, e qui ringrazio fortemente la regione e il BIM e il parco ovviamente, perché mettere a sistema territori sì che appartengono a un unico bacino, ma che sono anche molto diversi fra loro, non è semplice, e ci vuole la volontà di tutti affinché i risultati seri possano essere portati a casa. Grazie, quindi proseguiamo ovviamente con i nostri comuni protagonisti di questa manifestazione, uno tra i borghi più belli d'Italia, quindi lascio la parola al sindaco di San Ginesio. Sì, innanzitutto un ringraziamento al presidente, che vedo Andrea, ben trovato, a Guido, a te assessore, al presidente del BIM e a tutti gli amici e colleghi sindaci. La parola che più mi è piaciuta finora è sentire insieme cultura e turismo, perché io sono convinto che queste due eccellenze, questi due termini debbano camminare insieme, sono sempre stato convinto di questo. I nostri borghi non li scopriamo noi, oramai la Regione Marche ha fatto quello che da tempo penso bisognava fare, cioè valorizzare quello che abbiamo. L'entroterra è un qualcosa di particolarmente importante ed eccezionale sotto tutti i punti di vista, e lo stiamo vedendo. Il progetto mette in rete, finalmente mette in rete più soggetti, perché la questione è andare come cani sciolti significherebbe non riuscire a valorizzare assolutamente nessun tipo di eccellenza che abbiamo. Mettere insieme tutte le potenzialità, e il parco in questo caso, noi facendone parte oramai, quante volte ne parliamo, presidente, delle grandi potenzialità che abbiamo, della bellezza di questo splendido territorio, dobbiamo sapercelo giocare sotto tutti i punti di vista. Abbiamo degli archivi, abbiamo un potenziale, delle bocche da fuoco eccezionali. Dobbiamo semplicemente essere in grado di farle conoscere, di metterle a regime. Quello che conta è che poi abbia una ricaduta sul territorio. Io uso sempre un termine, creare valore. Quello che si fa deve creare valore per il territorio, per chi lavora, per chi resiste. Non amo molto il termine resilienza, non l'ho mai usato. Chi resiste lì, dalla mattina alla sera, che si tira sulle maniche, e che veramente fa fatica, perché non siamo stati fortunati, il sisma ha distrutto, la pandemia ha ridotto, quindi dobbiamo essere bravi noi come amministratori a tenere alta la guardia, ad essere sempre in grado di mettere nelle condizioni chi sul territorio ha investito e continua ad investire di dover fare qualcosa che poi nell'arco del tempo medio, breve e medio e lungo termine riesca a garantire quel famoso creare valore. Credo che sia una base di partenza ottima, assessore, perché mettere insieme tanti soggetti, ripeto, abbinare la cultura, turismo, natura, e allargare un po' l'orizzonte, no?
destagionalizzare oramai credo sia, insomma, è d'obbligo, è facile fare i bravi a luglio-agosto, quello lo sappiamo fare tutti, lo sanno fare tutti. La difficoltà per chi vive in questi territori è essere in grado di creare valore per gli altri 8 mesi dell'anno. Secondo me è una buonissima base di partenza e quindi mi complimento con chi ha ideato il bando, ma con chi soprattutto poi ha sviluppato questo bando e è stato in grado di vincerlo, perché francamente è un anno zero. Facciamo finta che sia un po' un anno zero dove ci mettiamo tutti quanti in gioco, ognuno con le proprie caratteristiche e peculiarità ad arricchire quello che tutti gli altri, e facciamo un buon contenitore. Poi già il prossimo anno faremo qualcosa di più magari, no? Grazie. Grazie. E è qui presente anche il sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera, che invito qui a raggiungersi al tavolo per un suo intervento. Grazie. Sì. Buongiorno a tutti. Come già detto dai miei colleghi, è veramente una bella iniziativa, per questo ringraziamo la Regione Marche, perché ha un duplice scopo: oltre a portare un giorno persone nei nostri territori in un periodo, diciamo, morto, sì, quasi, e spinge noi amministratori a collaborare, no? La montagna va ricompattata, questo io lo sto dicendo da una vita, spero che mi ascoltino, perché uniti si vince. Noi certo stiamo uscendo, speriamo di uscire quanto prima da un periodo veramente triste. Il mio paese è forse il più distrutto di tutto il cratere. Facevamo ieri i conti, forse il 98% delle abitazioni sono state già demolite o andranno demolite. Per cui dobbiamo veramente lavorare tanto. Questa è una bella iniziativa perché viene in un periodo dove forse la montagna è poco frequentata, no? Per cui spero che porti persone, e ancora io ringrazio la Regione veramente di cuore. Allora, gli amministratori presenti li abbiamo ovviamente ascoltati tutti, adesso andiamo, diciamo, nel cuore, quindi andiamo soprattutto ad ascoltare chi ha avuto questa idea. E ho qui accanto a me il direttore artistico di questo festival, Cecilia Menghini, alla quale lascio la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Io, nonostante sia abituata, lo faccio di lavoro, a parlare, sono veramente emozionata perché non sono abituata in questi contesti, quindi mi scuso se parlo, insomma, in modo... Allora, innanzitutto sì, io ringrazio veramente di cuore il BIM per aver accolto e sposato, diciamo, supportato, perché grazie a loro, cioè, se non fosse stato per loro non saremmo qui, la nostra idea, la mia e di Omar Rossi, che è l'altro direttore artistico, che nasce appunto dalle nostre passioni, che è quella per me del teatro e per lui dell'escursione. E il Festival Parco Scenico, secondo la nostra idea forse ambiziosa, è un festival dove non capiti ma scegli di andare, perché deve essere una vera e propria esperienza. Ci saranno 6 tappe, appunto, come già detto più volte, e queste 6 tappe corrisponderanno a 6 episodi di uno spettacolo che si chiama La Sibillina Scomparsa del Dottor Fries. Che cosa succede? Il pubblico verrà accolto, saranno 3 pomeriggi e 3 mattine. Il pubblico verrà accolto dopo una mezz'ora, diciamo, abbiamo messo un orario in modo, essendo un evento gratuito, per far sì che le persone abbiano il tempo di arrivare. Si partirà in un'escursione classica, quindi quella che è, e ad un certo punto si paleseranno dei soggetti che sono attori professionisti, e sono sempre loro 3. E le guide, il pubblico che diverrà attore inconsapevole, ma poi diverrà consapevole, e i 3 attori professionisti diverranno dei detective che andranno appunto alla ricerca di tracce e di elementi che possano far capire e scoprire dove è finito questo dottor Fries. Per questo motivo abbiamo scelto di circoscrivere l'evento per un massimo di 30 persone, per offrire una, non un'esperienza
per quanto bella comunque, di merenda o di, ma proprio per far sì che ogni persona possa avere il tempo di entrare in contatto con la natura, con noi e con la guida. Non ci saranno elementi esterni alla natura, quindi non ci saranno amplificazioni, non ci saranno luci particolari, perché la natura stessa offre uno spettacolo che noi non riusciremo mai a riprodurre con le nostre forze. Tutto quello che è portato dall'esterno sono tracce che vanno a ricondurre a Dottor Fries. E alla fine dell'escursione, per esempio, parlando proprio di questo primo, di queste prime due tappe che sono Visso e Castel Sant'Angelo, Visso verrà fatto di pomeriggio, quindi al ritorno, al tramonto, saremo accolti, leggo perché, ai Giardini del Lago, con un aperitivo donatoci dal supporto del comune. È un aperitivo, diciamo, per far assaggiare, per fermare lo stomaco, aprire lo stomaco, come dico io, dipende, alle persone che hanno fatto l'escursione, e quindi una cosa così, giusto per fargli assaggiare un pezzo di ciauscolo marchigiano. E mentre per quanto riguarda domenica, ha collaborato con noi, collaborerà con noi la Proloco di Castel Sant'Angelo, che prima di pranzo appunto farà la stessa cosa. Abbiamo scelto di fare degli orari che siano in prossimità di pranzo o cena, anche proprio per incrementare il fatto che la persona che viene da fuori scelga poi di fermarsi a mangiare, e quindi di usufruire e creare una rete anche con i ristoranti e eventualmente gli hotel. Durante l'escursione verrà dato ad ogni persona che parteciperà una sorta di taccuino dell'investigatore, dove raccoglierà dei timbri. Se arriva a tre timbri, quindi farà tre escursioni con noi, avrà un buono sconto, non diciamo dove adesso. Mentre invece se farà tutte le tappe, quindi collezionando sei timbri, avrà un ciauscolo. Ecco, quindi diciamo che, esatto, sì, perché io ho un po' sta fissa e mi piace. E quindi la nostra idea è proprio quella di far sì che ogni anno, infatti potrebbero rimanere escluse delle persone, non lo so, magari ci avremo una sovrarichiesta di partecipazioni, ma noi diremo che ci saremo l'anno prossimo, magari con più tappe, e quindi daremo più possibilità, perché appunto quello che vogliamo creare è una vera e propria esperienza nel nostro territorio, in queste tre province. Aggiungo solo una cosa e poi concludo. Sono tutti comuni del parco, eccetto l'ultima tappa, eccetto Acqua Santa Terme, ma per un motivo, perché quel luogo è un luogo... Ho detto qualcosa? È corretto, abbiamo un altro parco che invece Monti della Laga. Esatto, però noi l'abbiamo fatto con cognizione di causa, nel senso che in realtà è perché in quella tappa si scioglieranno tutti i nodi, quindi si verrà a capire, quindi è un po' come dire un luogo dove troveremo il dottor Fry o capiremo che fine ha fatto. Della rivelazione, esatto. Spero mi possiate essere d'aiuto. Esatto, ovviamente tutte le tappe sono studiate dal nostro sceneggiatore che ha scritto gli spettacoli dedicati il più possibile ai luoghi. Siamo andati a fare dei lavori di ricerca per allontanarci anche un po' da quello che è il, tra virgolette, passatemi il termine, il solito mito, e quindi abbiamo cercato di capire, il nostro sindaco ci ha dato diversi libri per poter appunto cercare di capire ancora di più sulla storia dei nostri comuni. Ogni tappa, quindi ogni episodio, avrà, come tutte le serie Netflix che ormai hanno sostituito persino i film perché durano più di un'ora, avrà una ricapitolazione iniziale e una semiconclusione, in modo che il pubblico che viene solo ad una tappa sa dove sono, che cosa si fa e com'è la storia. Grazie mille, veramente. Grazie, grazie anche per questa esaustiva e forse anche, diciamo, ci ha incuriosito sicuramente per quello che riguarda la narrazione di questi appuntamenti. E allora, come dicevo, parco scenico, quindi il parco, escursioni nel parco, ma per avventurarci in questi percorsi non potevamo prescindere dalla partecipazione appunto delle guide escursionistiche regionali, e quindi qui abbiamo in collegamento Federica Feliciani, alla quale lascio la parola. Buongiorno, mi sentite intanto? Sì, sì, la sentiamo. Ok, mi scuso in anticipo, sono in un aeroporto, quindi spero che non ci siano tanti rumori di sottofondo. Sarò breve. Come coordinatrice regionale delle guide ai GAE sono davvero fiera ed orgogliosa del progetto di Omar e Cecilia portato avanti con il BIM,
che è un progetto vinto, secondo me, credo, grazie alla loro creatività, alla voglia di fare, di mettersi in gioco. Hanno dimostrato di aver capacità, competenze, hanno tanto entusiasmo, qualità che premiano loro e di conseguenza il territorio. La loro idea è gratificante anche perché ha colto appieno l'aspetto culturale e intellettuale della nostra professione. Se ne è già parlato un pochettino, ho già sentito questo argomento, però è quello che ci tocca più da vicino, no? A volte ci troviamo addirittura accusati di esercitare la nostra attività invadendo altri campi, ma in effetti la guida ambientale escursionistica è la figura che porta il pubblico in natura e se da un lato guida all'interpretazione e alla scoperta degli aspetti ambientali, svolgendo anche un'attività di educazione ambientale, dall'altro racconta proprio la storia e le tradizioni dei nostri luoghi, no? Poi il legame tra uomo e natura è sempre più fragile, tuttavia è ormai provato che sia essenziale, no? Quindi portare il teatro tra boschi, praterie, in natura è un modo per far innamorare un nuovo pubblico di quello che si è detto, natura e cultura. La vedo proprio come una missione di benessere, quella degli attori di questo progetto. E quindi voglio anche cogliere questa occasione per esprimere gratitudine verso quegli enti che sempre più spesso decidono di destinare dei budget o patrocinare progetti di questo tipo, collaborando con noi guide ambientali escursionistiche e promuovere il territorio in maniera sempre più inclusiva. Sono servizi, secondo me, innovativi, molto importanti per sviluppare l'accoglienza nella nostra regione. E quindi niente, chiudo ringraziando per avermi invitato a questo momento e augurando buon lavoro a Omar e Cecilia, a tutta la squadra che sta lavorando e auspicando che questa sia la prima edizione di tante altre. Grazie. Grazie, grazie a lei. Non credo che ci siano domande, quindi io innanzitutto ringrazio tutti i presenti a questa conferenza stampa, Spaterna per quello che riguarda appunto il Parco dei Monti Sibillini, il BIM Tronto, tutte le amministrazioni che sono state qui presenti e ovviamente i direttori artistici di questo festival, e pertanto diamo ovviamente appuntamento a tutti coloro che vorranno immergersi nelle bellezze del Parco dei Monti Sibillini e seguendo appunto il calendario di questo festival parco scenico. C'è? Ah, sì, prego. Il Ministero del Turismo ha messo un bando per la creazione delle aree di sosta per i camper e non. 33 milioni di euro, che ci sono 90 giorni massimo per espletare queste operazioni e il turismo itinerante è a disposizione dei vari sindaci, delle varie comuni per l'attuazione di questa. Okay. Io ho dato la voce. Sì, però... ecco, turismo itinerante, che è il sito di Anconetano da 34 anni, è a disposizione di tutti i sindaci delle Marche e non per l'attuazione di questo bando. Quindi, se volete avere delle lucidazioni, potete chiamarmi quando meglio vi aggrada. Poi volevo il numero del dottore e ringrazio a tutti. Grazie, grazie a lei per averci informato di questa importante opportunità da parte del Ministero del Turismo. E quindi grazie nuovamente a tutti e buona giornata.